Macro categoria imprese, categoria consulenza. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, consulenza in leadership e gestione ambientale. La motivazione. Per essere un punto di riferimento all'avanguardia nella consulenza alle imprese, nelle scelte gestionali collegate a qualità, ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro. Per la capacità di sviluppare soluzioni personalizzate grazie a un team di professionisti dalla vasta expertise in diversi ambiti. Il premio va a DLM. E chiedo a Simonetta De Luca Musella, direttore, di raggiungermi sul palco dalla nostra platea per ricevere il premio. E adesso forniamo anche un microfono, lo recupero io. Intanto lei venga, venga vicino al premio, non si preoccupi, cominci ad avvicinarsi al premio. Ecco qui. Intanto abbiamo fatto anche un po' di foto, eccola. Benvenuta. Buonasera. Ben trovata. Intanto questo è il suo premio, poi lo lascio. La ringrazio davvero perché non era scontato. Siamo una realtà molto piccola, quindi è bello essere qui. Guardi, importante. Adesso la faccio accomodare perché su questo poi ci torniamo. Prego, si accomodi. Intanto le chiedo, poi arriviamo al discorso della realtà, perché è sempre tutto relativo, soprattutto in un momento come questo in cui credo che dobbiamo in qualche modo ripartire, non da zero ma quasi. Le chiedo appunto in questo momento particolare, che cosa significa questo premio per voi? Tantissimo, perché in totale dovete considerare che siamo 13 persone, siamo tutti molto diversi in termini di esperienze, competenze, ci sono chimici, geologi, ingegneri, ma siamo 13, quindi è fantastico, è una cosa non scontata. Assolutamente sì. Beh, un punto di riferimento però si legge nella motivazione, nella consulenza alle imprese, in quelle che sono le scelte gestionali, insomma, quindi ancora di più si capisce in questo momento perché siete qui. Intanto le imprese che chiaramente hanno dovuto rimodulare il loro business, soprattutto in questo anno, e poi voi date una mano proprio nelle scelte gestionali. Cosa è cambiato in questo anno? Qual è stata la sfida più grande? La sfida più grande per tutti è stata ovviamente la pandemia, e occupandoci di sicurezza nei luoghi di lavoro abbiamo dovuto gestire i piani Covid, in questo momento stiamo gestendo i piani vaccinali. Fondamentalmente non ci siamo mai fermate, questa è una cosa bellissima, dico fermate perché siamo l'80% donne e gli uomini mi vogliono bene, non me ne vorranno, lo sanno che ogni tanto sbaglio, e non ci siamo mai fermate perché c'era bisogno di noi proprio nel momento in cui gli altri erano fermi. E quindi purtroppo, per fortuna, noi abbiamo lavorato, è stato il nostro punto di forza essere sempre presenti e disponibili. Certo, per quello prima sul discorso della piccola realtà, che capisco perché lei l'ha detto, ma in un momento come questo si parte da zero, nel senso che si sono messe in campo tutta una serie di soluzioni che prima magari non venivano considerate, quindi sarà nel futuro che si guarderà in modo diverso, no? Alle realtà, piccole, medie, grandi che siano, a seconda dei processi che riusciranno a mettere sempre più in campo, no? Per quello che in questo momento forse è tutto rimescolato, no? Assolutamente. Il fatto di essere più piccoli ci rende chiaramente più agili, non abbiamo necessità di dover scegliere tra una persona e un'altra chi di noi è disponibile, peraltro siamo abbastanza sovrapponibili almeno di piccole scelte. E quindi ci pregiamo di avere come clienti in realtà anche molto, molto grandi. Sono molto napoletana e molto scaramantica, quindi non le cito se non per necessità, ma anche certo, per pratica professionale, però ne siamo molto, molto orgogliosi. Allora, un po' di scaramanzia non guasta mai. Perfetto. Indipendentemente dalla provenienza geografica, anche perché comunque, insomma, sempre lasciare in sospeso qualcosa aiuta a migliorarsi, a fare di più. Assolutamente. No? Senza pensare di essere arrivati. Sì, il napoletano sempre si dice mettere in mano annanza, che se io metto le mani avanti e così si aspetta da me di meno. È sempre buon assolutamente. Uso. Assolutamente. Quindi, futuro, quali sono invece le sfide che vi aspettate per l'immediato futuro? Nel prossimo anno molto si sta parlando di green economy, quindi anche noi abbiamo dovuto cercare di adattarci. Peraltro, essendo appunto chimici, geologi, ingegneri, è stato abbastanza semplice. Sono con me Alessandra, che è un chimico e una chimica, e Emilia, che è una geologa, per esempio. Io stessa sono un chimico, quindi siamo l'esempio del fatto che
anche per chi è laureato in materia scientifica in questo periodo soprattutto si può lavorare tanto. Nell'ultimo anno ci siamo occupati prevalentemente di sicurezza, ma nel prossimo futuro l'ambiente credo che sarà il salto successivo. Certo, sì, ambiente e sicurezza, insomma, abbiamo toccato tanti punti cruciali, lo erano già prima, ma insomma in questo, assolutamente in questo sì. momento ancora di più, anche perché fanno parte di un progetto complessivo, no? Indipendentemente dalle singole realtà, proprio a livello globale, certo. a livello mondiale. Ottimo, quindi infatti qualcuno è presente qui in platea, l'80% sì. di donne mi ha detto. Per scelta. Per scelta. Prima, io vengo da una multinazionale, poi ho messo su una società di consulenza, erano prevalentemente uomini, ho capito che l'approccio è più immediato. Tra donne, se ci si capisce, si affiatate, si arriva immediatamente a una soluzione. Ovviamente consentendo a ciascuna di noi di avere il suo spazio, per cui per quanto piccoli noi utilizziamo lo smart working, utilizziamo tanta formazione, c'è attenzione alle piccole cose, devo portare mia figlia dal dentista e tutti diventiamo disponibili per portarla o consentire a chi di noi ne ha bisogno. Certo, fiducia e responsabilità fa parte sempre di questo doppio aspetto. Sì, sì, siamo un collettivo, se si potesse definirlo. Ottimo, allora complimenti, intanto Grazie. La invito a ritirare fisicamente il premio DLM, sì. eccellenza dell'anno, consulenza in sì. leadership, gestione ambientale, che sia di buon auspicio per ritrovarci qui l'anno prossimo per la assolutamente, nuova perché no, grazie. Va bene, grazie, grazie mille, grazie a Simonetta De Luca, Musella, direttore. Grazie.